Purtroppo è una settimana non bella. Io purtroppo è una settimana non bella. Questa è una tragedia pura. Allora, un ragazzo come Maradona, bravo, non voglio parlare del campo perché l'hanno visto giocare tutti e tutti sanno che giocatore era. Qualcuno l'ha paragonato a Pelé, per me è il numero uno, mai nessuno come lui, mai nessuno potrà sostituire Maradona come giocatore. A me ha dato più fastidio di te sentir parlare anche qualche mio collega riferendosi a Diego per la sua vita privata. Ma io personalmente, certo, devo guardare la mia vita privata, come tutti dovrebbero guardarsi la loro vita privata, perché nella loro vita privata tutti hanno scheletri negli armadi e si dovrebbero vergognare prima di offendere una persona come Diego, che era un ragazzo d'oro, certo, perché io ho avuto la fortuna, certo, negli ultimi anni di stare insieme a lui delle serate, non so, vi ho mandato una foto, certo, perché pochi mesi fa eravamo in Svizzera a casa di Infantino, che è il presidente della FIFA, certo. Certo, abbiamo passato una serata io, Diego, Beccalossi e il presidente e qualche amico del presidente a parlare di calcio, certo, nessuno aveva un pregiudizio su Diego. Tutti che lo amano, perché c'è questa gente in giro ancora per far scrivere qualcosa su un giornale o su Facebook o su Instagram per farsi mettere un like e offendono un personaggio così? Non è giusto.